1500 lavoratori del settore dell'automotive dall'Abruzzo, oggi con decine di pullman, hanno raggiunto Roma per lo sciopero unitario dei metalmeccanici. Lo slogan scelto dai sindacati per difendere l'occupazione, rilanciare l'industria dell'auto e cambiamo marcia, acceleriamo verso un futuro più giusto. Migliaia di lavoratrici e lavoratori hanno sollecitato il governo e Stellantis a mantenere gli impegni presi sull'aumento della produzione, tutela dei posti di lavoro, investimenti e innovazioni. Presenti anche i comuni della Val di Sangro e della provincia di Chieti. Il segretario generale della CGIL Abruzzo e Molise, Carmine Ranieri. Oltre 1500 lavoratori sono venuti a Roma per manifestare. Anche lo sciopero dei metalmeccanici ha avuto delle percentuali di adesione altissime. Il settore dell'automotive è un settore trainante per l'economia dell'Abruzzo e del Molise. Dobbiamo difendere il lavoro, dobbiamo difendere la manifattura. Nel 2023, secondo i dati dei sindacati, Stellantis ha prodotto in Italia 751.000 veicoli, di cui 521.000 auto e 230.000 veicoli commerciali. Negli ultimi 17 anni la produzione di auto nel nostro paese, di Fiat, poi FCA e Stellantis, si è ridotta di quasi il 70%, da 911.000 a 300.000 stimate quest'anno, se continuerà l'attuale trend. Delle 505.000 auto vendute in Italia, meno della metà è stata prodotta nel nostro paese.